Buonasera a tutti, eccoci qui ancora insieme in Ponti di Luce. E, intanto un grazie sempre a Gaetano che mi dà la possibilità di essere qui con voi e di passare un'oretta insieme. Un grazie a Silvia che è la nostra organizzatrice che ci aiuta sempre anche a e ci tiene in ordine con le dirette e ne approfitto intanto per ringraziare anche le nostre moderatrici Katia, Giovanna, eccoti, ciao tesoro, un bacione, ciao Marisa, che bello vederti, e Francesca, ciao Sabrina, ben arrivata, ciao Marisa, oh amore mio, ciao. E, allora, intanto, bene, siamo in tantissime, però, ciao Katia, un bacione. E, allora, intanto vorrei, tesoro mio, ma quanto bene ti voglio. Buonasera Francesca, buonasera Carlo, buonasera Giusy, buonasera Claudia, buonasera a tutti, poi magari non riesco a, se aumentiamo di numero, non riesco magari a salutarvi uno per uno, per cui ne approfitto adesso, poi magari nel corso della diretta, speriamo di avere, buonasera Antonella, speriamo di avere modo magari anche di scambiare due parole. Allora, vi chiedo una gentilezza, chi vuole fare una domanda ben volentieri, cercherò di rispondere meglio che posso, quindi nel modo più preciso. Vi prego gentilmente nome, data di nascita e domanda precisa nello stesso post, nei commenti diciamo. Allora, non rispondo, voglio bene a te Giovanna, voglio bene a Katia, voglio bene a Francesca che siete le mie perle, e poi voglio bene a tutti perché comunque io sto veramente molto bene con voi e spero che anche voi stiate bene con me, vedo i cuoricini per cui va bene, ok. Buonasera Barbara e anche a Marisa, certo, assolutamente. È stato amore a prima vista, credo. Buonasera Tina, buonasera anche a te. E non vedo l'ora, ecco la mia Ambretta, ciao. Un bacione anche a te, un bacione a tutti. E non vedo l'ora di poterti rivedere dal vivo e spero il prima possibile. E credo che ce la potremo anche fare, nel senso che cercheremo comunque di che cercheremo comunque, buonasera Anna e buonasera anche Salvatrice, di organizzare magari qualcosa dove chi vuole partecipare anche per avere modo magari di in un qualche posto diciamo dove chi vuole partecipare avremo anche modo magari di conoscerci, no? Anche personalmente se vi fa piacere. Giovanni. Allora, Francesco, 4.10.63 per il libro, vediamo un po', vediamo se il tuo libro vedrà la luce. Allora, Giusy, guarda che mi stanno, portate pazienza perché cominciano a salirmi i post, per cui se vedete che ecco sì, al più presto tutti insieme, se vedete che non vi risponde perché mi scappano i post tipo Anna Buttarelli e Giusy Milazzo, riscrivetemelo così cerco di rispondervi, ok? Allora Francesco, da quello che vedo c'è un pensiero ma c'è un rimandare qualche cosa, un posticipare e potrebbero esserci degli ostacoli, per cui non so se tu hai già in un qualche modo deciso una data o speri in una data, ma mi dà un po' di ritardo rispetto a quelli che sono, come ti posso dire, le tue aspettative, ok? Un bacio. Allora, Giusy,
Vediamo un po'. Tesoro, però non mi dici quando sei nata tu. E non mi dici come si chiama lui. Giusy. Allora. Tesoro, nel senso che allora Giusy mi devi mettere la tua data di nascita e mi devi dire lui quando è nato, perché un 19 69 mi va bene, però non ho la sua data di nascita. Ragazze, più di così l'audio è al massimo. Non ho la sua data di nascita e soprattutto tesoro non ho la tua. Anna Buttarelli, vediamo un po'. Quindi per favore Giusy, riscrivimi il post con il tuo nome, la tua data di nascita, il suo nome e la sua data di nascita. 05 06 64. Ecco, e soprattutto ragazze, non risponde a domande sulla salute, ok? Perché per la salute, mi raccomando, ci sono i medici. Allora, vediamo se Anna riesce a fare una breve vacanza quest'estate. Tesoro, c'è un po' di timore, un po' di paura. Allora, magari non è proprio estate piena, del tipo non è Ferragosto, però potrebbe essere, secondo me, prima di settembre riesce a farla, o al massimo i primi giorni di settembre, ok? Per cui dai che ce la fai, ok? Un bacione. Esatto, Giovanna, il più presto tutti insieme. Sì, organizzo Sabrina. Non preoccuparti che mi sto dando da fare in modo da poter organizzare per poterci trovare il più possibile di noi e poterci conoscere di persona. Spero che la vacanza assolutamente. Ok, un bacione. Ciao Franci, eccoti ben arrivata. Ambretta, ciao. Allora, Antonella alla sala, vediamo un po'. Vediamo un pochino. Damiano, 25-10-90, se riesce ad andare a vivere da solo. Tesoro, ma sta tanto bene con la mamma, dove vuole andare? Accidenti. Tesoro, io penso che ce la farà, però non è immediatamente. Deve sistemare prima qualcosa a livello lavorativo e a livello economico. Dopodiché farà il grande salto, assolutamente sì, che poi in realtà non credo neanche che vada a vivere da solo, perché secondo me andrà a convivere con qualcuno, quindi con una fidanzata, con una. Tesoro, non posso alzare il volume perché più di così non riesco. Posso provare al limite, se avete un attimo di pazienza, a spostare un pochino più vicino e quindi vedrete tutte le mie righe. Adesso come va? Mi sentite? Ciao Sara, ciao Franceschina, amore mio, ciao. Allora, Sabrina Clerici. Sabrina Clerici, vediamo un po'. 9 05 69, situazione economica. Vediamo un attimo, mi sentite meglio? Altrimenti devo gridare, poi la mia vicina di casa, adesso qui da me c'è un po' caldino, ho acceso un po' il ventilatore, forse per quello anche che, perché oggi veramente da noi fa tipo 33-34 gradi, quindi portate pazienza, ma riuscirò anche ad andare a prendere gli auricolari prima o dopo.
Allora, Sabrina, in realtà c'è una carta di attesa, ci sono dei fermi e io credo che sia una situazione. Allora, mi dà un impedimento, un qualche cosa causato da un uomo che porta sofferenza e questa cosa ti toglie un po' come di, passami il termine, come un po', non voglio dire di lucidità, ma di stabilità. E quindi è come se tu non fossi veramente presente o centrata. Anche per decidere qualcosa poi a livello economico, ok? Quindi è come se tu dovessi un attimino rivalutare un po' le tue priorità, ecco, diciamo così. Quindi poi ce la fai, però ci vuole un pochino più di tempo, ok? Un bacio. Ecco la mia Franci, Nicoletta Aprile, buonasera. Grazie a te, Francesco. Allora, io spero che riusciate a sentirmi meglio. Avvicinate un po' il telefono. Silvana Piano, buonasera. Giusy Milazzo, ho capito, ma mi riscrivi lo stesso. Allora, se voi, mi manca la tua data di nascita, Giusy Milazzo, mi manca la tua data di nascita e il suo nome. Perché mi dici, si è fatto sentire un mio ex. Non vorrei sapere che intenzioni ha lui, non vuoi saperlo? È nato il 1969, grazie. Ok, allora però mi manca la tua data di nascita, quindi io non so quando tu sei nata e non so come si chiama lui, ok? Quindi per favore scrivimi un post dove mi metti il tuo nome, la tua data di nascita, Giusy è la tua data di nascita, lui come si chiama e la sua data di nascita, ok? Barbara. Ciao. Allora, eccoti qua. Sì, è vero, era un po' che non ti vedevo. Ben arrivata, ben trovata, bentornata. Allora, sì, tutto bene, c'è un po' caldino, però quest'inverno mi lamentavo perché avevo freddo, quindi lamentavo. In realtà ormai sono delle considerazioni un po' superflue, perché poi alla fine il tempo non lo cambiamo, possiamo solo cercare di. Ecco, si vede il ventilatore dietro di me che gira, eh? Allora, vediamo un po', 25.05.61, Barbara. La sfera affettiva, 25.05.61, allora, vediamo un pochino. Allora, c'è un cambiamento per te, Barbara, in arrivo. Adesso c'è un'inquietudine per qualcosa che non va come vorresti. Però c'è un cambiamento importante e sarà sicuramente entro l'estate. Allora, qui mi dà una buona situazione per una conoscenza nuova e su questa conoscenza nuova, tesoro, va a cambiare proprio quella che è la tua sfera affettiva e sentimentale. Ok? Va proprio migliorando, va bene? Un bacione. Allora, sa, andiamo a recuperare i dati della Giusy. Tu sei nata il 21.7.59 e lui si chiama Salvatore. Eccoci qua. Allora, vediamo un po' lui nei tuoi confronti, Giusy? Allora, c'è stato in effetti un ritorno un po' all'improvviso di questo uomo, però ti dico, il destino è contro, quindi non è una situazione che ti porterà a qualcosa di stabile e soprattutto non credo che sia così sincero come vorrebbe farti credere. Eh? Da quello che vedo mi dà più un fuoco di paglia, quindi magari attenzione a non affidarti troppo a questa situazione. Perché non è, non ti porta stabilità, diciamo, ok? Però tu guardati intorno, Giusy, perché vedrai che ci sarà qualcun altro per te, d'accordo? Bacione. Allora, Serenella Bella, vediamo un po'. Vediamo un po', Piera. Vicino
18 06 71. Carlo, mi senti? Carlo, mandami un sì o un no. Allora, c'è una scelta che arriva per te, Piera, assolutamente sì. Io credo però che sarà verso fine anno, inizio anno nuovo, eh? Non è immediatamente. Adesso c'è il pensiero, ma è come se tu non riuscissi a metterla in pratica. Invece, verso fine anno, inizio anno nuovo, c'è proprio la possibilità concreta di un cambiamento di vita. Va bene? Un bacione. Patrizia, mi spiace. Allora, vediamo per Giovanna. Rino, amore mio, 25 05 65. Allora, intanto io li giocherei tesoro su Napoli e su Cagliari. Un Eurino terno secco. Terreno. No, non è questa, ma è in viaggio, quindi è in arrivo a breve, eh? Questa potrebbe essere un palliativo nel frattempo, ma a breve, quindi entro massimo 2 mesi, c'è una proposta veramente molto bella, Giovanna. Il sole è il denaro. La giustizia è il lavoro e l'imperatore è lui, ok? Quindi massimo entro 2 mesi. Io credo che sia anche prima, a Dio piacendo, ma poi arriva quella giusta, ok? Bacio. Buonasera Maria Rita. Allora, Francesco, ho capito, ma purtroppo non so cosa dire, nel senso che purtroppo, cioè. Dovrei gridare, ma allora, Ambretta 17-12. Vediamo se trovi la casa per le vacanze. La casa vacanza. Ragazze, mi sentite meglio adesso? Perché prima avevo il telefono più distante. Giovanna, amore mio. Sì, Ambra, la trovi. E tra l'altro direi anche a breve, c'è una scelta proprio per te che va bene, sia come spesa che come soddisfazione tua personale. Arriva all'improvviso, nel senso che è una cosa inaspettata. E su questa cosa inaspettata hai una bellissima soddisfazione. Ok? Un bacio, Ambretta. Volume, Simonetta Pasotto, buonasera. Mi sentite? Non mi sentite più? Io ho il volume al massimo, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Claudia Bertone. Ventisette, cinque, cinquantasette. Riuscirà Marco, se riuscirà ad avere una rendita dal nuovo lavoro che gli hanno proposto, dovrebbe iniziare a luglio. Ok, qualcuno mi scrive, si sente bene, meno male. Forse era perché era un po' lontano il telefono. Adesso però cercherò di organizzarmi anche con gli auricolari, ragazzi. Allora, lui ha il pensiero di un cambiamento, Claudia, però a livello economico ho paura che non sia così brillante come spera, eh. Mi dà una situazione un po' illusoria, dove ci sono tante speranze, ma in realtà non ha questa riuscita, tesoro, no. Devi fare con cautela e di
di guardare bene dentro il contratto piuttosto che le indicazioni che gli hanno dato, perché a livello di rendito onestamente non me la dà. Ok? Un bacio e in bocca al lupo. Buonasera Assunta, tiene Antonella, buonasera anche a te. Allora, Silvana Piano, vediamo un po' se migliora. Allora, se migliora un po' il periodo, eh? Vediamo, dai. Sì, c'è ancora un pochino di trambusto, eh? Nel senso che secondo me hai ancora un mesetto, un pochino di tribolazioni, però poi c'è un cambiamento ed è un buon cambiamento, proprio in generale. Per cui dai che tanto, inizierà una alla volta, nel senso che non è che cambia tutto in un attimo, però va a migliorare e quindi hai più serenità anche tu. Va bene? Un bacio. Allora, non si sente, non si sente, non si sente, ragazzi, io non so. No, tesoro, come si chiama? Il microfono non è coperto perché. Ecco, allora forse era che era più distante il telefono e quindi probabilmente non arrivava bene la voce, eh? Perché il volume è assolutamente al massimo, ragazzi, quindi portate pazienza un attimo. Allora, Antonella. 30 07 61. Se riesci a fare qualche giorno di vacanza, vediamo, dai. Tesoro, direi proprio di sì. È una cosa che decidi all'improvviso, inaspettata, quindi non avrai magari tanto tempo per prepararla, però. Vai, passi qualche giorno bello e tranquillo, ok? Bacio Antonella. Allora, vediamo un po', Simonetta Pasotto. Tesoro, va migliorando con un pochino di pazienza, però ci sono delle scelte che vai a fare, qualcosa di bello e di importante, e su questa, come ti posso dire, su questa scelta che vai a fare, hai delle soddisfazioni buone, quindi assolutamente sì, ok? Forza perché il destino ti è vicino, ok? Un bacio Simonetta. Grazie Barbara. Vi lascio crescere un pochino piano piano. Consultare il meteo. Bella lì Giovanna. Allora, ciao Franci. Tadannu, e Tadannu. Grazie tesoro mio. Veronica, ti mando un bacio grande, grande, grandissimo. Che tempo fa lì da te? Qui c'è un caldo e Tadannu. Tremendo. Allora, vediamo un po'. Maria Basile, buonasera. Graziella Tucci, buonasera. Allora, mi devi scrivere però anche la tua data di nascita, perché è quella di tuo fratello e il suo nome, Graziella. Nel senso che senza le date di nascita, purtroppo, perdonatemi, ma non conoscendovi di persona non riesco ad essere, vorrei essere un po' precisa, altrimenti, ok? Bacio. Se mi fai un altro post, Graziella, con il tuo nome, la tua data di nascita, il nome di tuo fratello e la sua data di nascita, ok? Grazie. Perfetto. Grazie, 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 grazie.
Grazie. Allora, esatto. Emanuela Maria Basile, lavoro o amore? Ma allora facciamo una domanda a testa, ragazze. Poi, quando se abbiamo ancora tempo, ripetiamo il giro, ok? Emanuele 22590. Per il lavoro, eccoci qua. Allora, adesso c'è un momento un po' di stasi, però è in arrivo per lui una comunicazione, quindi una notizia a livello lavorativo che dovrebbe portare un bel sollievo, Maria, Quindi dai che va bene, ok? Un bacione. Allora, vediamo per Marisa se cambi casa. 16.458. Allora, adesso mi dà un fermo su un contratto, però la prima carta che mi esce, tesoro, è un cambiamento. Dove c'è un po' di dubbio o di titubanza, mi esce proprio un cambiamento importante con una bella rinascita, eh? Allora, come se ci fossero stati o degli ostacoli o qualcosa che ha ritardato, però su questo ritardo assolutamente sì, perché ci sei tu verso la casa nuova. Ok? Bacione. Allora. Giovanna, come è il vento nelle cuffie? Ma come? Ma come? Allora, vediamo un attimino per Graziella. 7854. Lui, Leonardo, 29, 8. 29, 8, 6, 2. Vediamo se riesci a recuperare il rapporto con tuo fratello. Tesoro, adesso no, eh. Adesso no, perché lui lo vedo molto fermo nelle sue posizioni e tra l'altro credo, cioè lui pensa di avere ragione su qualcosa che non mette assolutamente in discussione. Avrai modo di avere un dialogo o di poter parlare con lui, però un pochino più avanti e soprattutto prendi le cose con un po' di cautela perché lo vedo molto fermo nella sua posizione proprio. Per adesso non mi dà un recuperare, mi dà delle possibilità di dialogo anche con un po' di sofferenza da parte tua, ma poi piano piano ce la fai, però non è immediatamente, ok? Un bacio. Grazie a te Sabrina, buonasera Sabrina, grazie Sabrina Clerici, buonasera Sabrina Beta, Alessandra ciao, Massimiliano, vediamo un po'. Vediamo un pochino. 6.12. 7.3, entrate di denaro. A breve termine. Allora, a breve termine ti dico di no, Massimiliano. Mi dà qualcosa, però secondo me si va verso settembre. Non è immediatamente, no. Adesso c'è un pensiero, ci sono dei fermi e verso settembre mi dà un miglioramento a livello economico, ok? Allora, Patrizia Trapani. Amore, lavoro,
rispondiamo una domanda sola, a parte che non so come si chiama tua figlia. Allora, quando mi fate le domande per le altre persone, che può essere un figlio, fidanzato, un marito, mettetemi per favore anche il nome della persona, ok? '28, '10, '91 e una domanda sola. Poi, se abbiamo tempo, cerchiamo di rispondere, eventualmente facciamo un altro giro, perché altrimenti rispondiamo, faccio un consulto completo a una persona sola e gli altri rimangono indietro. Allora, sull'amore, adesso rispondiamo all'amore, Patrizia, perché il lavoro poi eventualmente se rimane tempo. Allora, c'è un portare avanti una situazione con un uomo, ma è una situazione che non è molto chiara e mi dà un qualche cosa che secondo me non è duraturo per lei, ok? Bacione. Allora, Simonetta, abbiamo già risposto a una domanda. Allora, Maria Basile, abbiamo già risposto alla domanda, per cui eventualmente se me lo vuoi scrivere dopo. Gabriella Lazzari. '27 per 1, '65, un esame orale per un concorso. Vediamo, Vediamo come va l'esame. A Gabriella. Allora, devi stare un attimino più tranquilla perché allora, in realtà l'esame dovrebbe andare bene, ma causa agitazione potresti avere un cambiamento e ti vai ad impappinare, ok? Quindi se riesci a mantenere la calma, l'esame va assolutamente bene, Gabriella. D'accordo? Un bacione, forza! Grimaldi, buonasera. Luciana Zavotti, buonasera. Bravissima Giovanna. Allora, Anna Grimaldi, buonasera a te. Allora, vediamo un po'. Tu 030172 e lui Leo 06 11 73. Ah, uno scorpioncino. Ai 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 ai. No, scherzo. Vediamo. Vediamo un po' se Leo torna da te. Adesso no. C'è un'arrabbiatura, un'inquietudine e mi dà ancora un discorso di lontananza. Potrebbe esserci un cambiamento, però secondo me è dopo l'estate, Anna. Non è subito, Ok? Quindi non mi dà una cosa immediata, perlomeno. Posso dirti che c'è un sentimento, quello sì, assolutamente, perché è la prima carta che mi esce. Quindi probabilmente deve un attimino chiarirsi le idee e decidere che cosa fare. Non è chiusa definitivamente e potrebbe essere che, cioè potrebbe essere, torna ma non adesso, Ok? Bacione. Antonella Carone. Allora, novità, ecco ragazzi, io allora, quando ho queste domande in realtà sono un po' in difficoltà, perché novità cosa significa? La prima cosa che mi esce io vi dico, Carone. 26 10 89, vediamo un po', vediamo un po', Antonella. Allora, adesso mi dà una sofferenza che stai portando avanti per i fermi.
aspetti qualcosa, c'è in viaggio per te una novità, un cambiamento, Antonella. Allora, a me segna la giustizia. La giustizia può essere un lavoro o una situazione sentimentale, eh? Allora, qualcosa che è legato ad un uomo, per cui penso più che sia una situazione sentimentale, e da quello che vedo c'è l'aspettare un ritorno. Allora, potrebbe esserci un tentativo, però in realtà non mi dà una situazione poi stabile, eh? Quindi attenzione perché magari è un fuoco di paglia, ok? Un abbraccio. Concita Scipione. Allora, adesso gentilmente, se mi scrivete il nome, la data di nascita, ok. Se i dati sono incompleti, saltiamo la domanda, in attesa di un post preciso. Va bene? Ok. Allora, adesso mi è saltato anche quello di Concita, per cui se mi riscrivi il post con il nome anche di tuo figlio, la data di nascita e la domanda precisa, vedo di risponderti. Allora, Claudia Bertone ti ho appena risposto. Allora, ragazze, rispondo a una domanda a persona. Se poi rimane tempo, ben volentieri, eh? Altrimenti faccio un consulto a una persona sola perché mi chiede per lei, per il fratello, per il marito, per il cognato, per il cugino e gli altri che seguono la diretta rimangono indietro e non mi sembra molto bello, eh? Né da parte mia né da parte vostra, ok? Bene, Gabriella, sono contenta che si sente bene, Marisa bene, Graziella, ok? Allora, sì, infatti, comunque va bene, Antonella Carone abbiamo risposto, Katia, non preoccuparti che in un modo o nell'altro qualcosa. Allora, lo dico all'inizio, poi chiaramente molti di voi si collegano dopo. Nello stesso post, gentilmente, il vostro nome, la vostra data di nascita. Se la domanda riguarda un'altra persona, tipo il fratello, il fidanzato, eccetera, il nome e la data di nascita delle persone interessate, della persona interessata. Non fatemi domande sulla salute, ok? Questo lo dico, lo ricordo perché per la salute ci sono i medici. Allora, vediamo un po' la nostra Lucianina. 26-10-64. Come stai, Luciana? Luciana si chiama anche la mia mamma. 10-64. Quanti 26-10, eh? Tanti scorpioncini. Vediamo un po' nell'ambito lavorativo si arriva un po' di tranquillità, ok? Perfetto. Tesoro, sì, c'è una bella scelta, un qualche cosa che arriva, che porta anche un chiarimento e sul chiarimento arriva proprio una tranquillità, quindi c'è come chiudere con una sofferenza, eh? Qualcosa che in questo momento ti disturba e non ti fa stare tranquilla. Però arriva anche per te, ok? Forza che ce la fai, ok? Allora. Elisabetta Antolini. Quattro, non sappiamo in che campo le novità. Un po' se ci danno qualche indicazione, allora quello che ti posso dire è una cosa un po' generica, però credo che tu possa capire dove c'è stata una chiusura legata ad un uomo, qualcosa che ti ha fatto, che ti ha portato una sofferenza estrema, c'è un recuperare, Elisabetta, un po' di tranquillità, ok? Quindi dai, perché qualche cosa di bello è in arrivo, va bene? Un bacio.
Allora, Maria, abbiamo già risposto a una domanda, lasciamo spazio, Maria Basile, anche agli altri, altrimenti rimangono tutti in coda e rispondiamo solo a qualcuno. Allora, tesoro, io non ho toccato niente nella suoneria, non ho toccato niente, aspettate un attimo che guardo il microfono, ma scusate se vi ho fatto vedere il mio soffitto. Non so, proverò a mettere un pochino di traverso per vedere se magari riuscite a sentirmi meglio, ok? Un bacio. Allora, ciao Alessandra Salernitano. Allora, Paola, fatemi la domanda precisa, ragazze, perché altrimenti non. Nome, data di nascita e la domanda precisa, che non sia una domanda sulla salute, per cortesia. Allora, Barbara Carluccio, vediamo un po'. Se riuscirai a cambiare lavoro. Sì, Giovanna, sono di più che le orecchie. Ecco, io non mi muovo, ho spostato un pochino il telefono perché magari ho pensato che poteva essere, appoggiato magari sul supporto. Vediamo se riesce a cambiare lavoro. Sì, tesoro. Barbara Carluccio, sì, ce la fai assolutamente e è una cosa che arriva all'improvviso, in un momento in cui peraltro secondo me non ci pensi, cambi lavoro e trovi un lavoro buono che va bene per te, ok? E che ti dà soddisfazione. Va bene? Forza. Allora, Claudia Bertone si sente a tratti. Mi spiace, ragazze. Ciao Marina, un bacio. Daniela Piras. Allora. E Antonio 18 10 83. No, Daniela, non è lui, mi spiace. No. Anche perché credo che con questa persona ci siano già stati degli alti e bassi, dei tentativi non buoni, non riusciti e c'è una forma di patimento. Al limite puoi cercare di portare avanti se pensi che possa andare bene, ma la realtà dei fatti è che secondo me vai a soffrire, ok? Perché le carte non mi danno buone indicazioni. No, mi spiace. Bacione. Allora, Clelia. Cittadino, mi è scappato il tuo post, Clelia. Se me lo riscrivi, cerco di risponderti. Ciao Silvia, ciao Giovanna Lusini. Eccola qui, Paola Spanò. Vediamo un po'. 3:11:95. Riuscirò a fare il lavoro dei miei sogni. Vediamo, eh. 3:11:95. Tesoro, però non subito, nel senso che c'è un realizzare diciamo il tuo progetto, quindi raggiungere il tuo obiettivo, ma devi avere un po' di pazienza e soprattutto impegnarti in quello in cui credi, proprio per avere il risultato che poi riesci a portare a casa. Va bene? Un bacio, dai, e teniamo le dita incrociate. Ciao Katie, grazie a te Antonella. Guarda Marina, grazie, nel senso qualsiasi, se c'è qualcosa che volete chiedermi o cosa mi fa molto piacere. E mi fa molto piacere anche se poi intervenite, cioè chiedetemi qualcosa, chiacchierate anche un po' con me, perché non è che abbiamo la macchinetta per fare più risposte possibili, eh?
Quindi se vi fa piacere anche, non so, dirmi come state, dove abitate, qualsiasi cosa, ragazzi, è un modo di conoscerci un pochino di più, ok? Bacione. Allora, Elisabetta, mi sembra che ti ho già risposto, guarda, forse no. Sì. Letizia Bruschetti, buonasera. Allora, Letizia Bruschetti, vediamo un po'. Buonasera a te, intanto. 16 8 6 4, 16 8 6 4. Vediamo se riesci a trovare un uomo importante e quindi ad avere una situazione affettiva importante, eh? Tesoro, sì, e tra l'altro la troverai all'improvviso, Letizia. Assolutamente sì. All'improvviso perché è una cosa inaspettata in un momento in cui proprio non dico che non ci pensi, ma è una situazione in cui proprio non te lo aspetti. Va bene? Dai, che vedrai che va bene. Un bacione grande. Buonasera a te, Giorgia. Marisa, un bacione grande. Paola Spanotti, ti ho già risposto. Adesso mi è scappato un altro post di qualcuno che mi chiedeva se c'era un messaggio, però non. Giovanna, amore mio, non ho l'aria condizionata. Qui sono. Ragazze, io sono. Allora, abito. Da noi c'è un termine poco. È come dire quando abiti. Un po' così, un pochino fuori zona, no? E quindi non, in realtà non ho messo l'aria condizionata perché l'anno scorso non ne avevo bisogno e quindi non. Però mi organizzerò con un auricolare in modo da poter avere magari in modo che mi sentiate meglio. Ecco, diciamo così. Allora, Conci, tesoro, un bacione grande, ben arrivata, ben trovata, che bello vederti. Allora, Paola Spanò, ma io in realtà ho già risposto, eh? Barbara Carluccio, ho risposto anche a te. Allora, io quando vedo le domande cerco di rispondere, poi se però vi viene in mente che magari volete cambiare domanda o che cosa, o mi scrivete subito il post con la domanda precisa, altrimenti io dico quello che mi esce, ok? Quindi portate pazienza, ma è andata così. Alla prossima. Allora, Daniela, 9-12-79. Allora. Per Giorgia Notaro. Allora, un cambiamento di vita sì, è peraltro molto importante ed è un cambiamento per destino, Giorgia, una scelta che farà a breve, tra l'altro, sicuramente entro la fine dell'anno. C'è proprio un miglioramento di vita in generale, generale, ok? Un bacione. Allora, Conci, 310175. Allora, sì, c'è un trovare una serenità, sono dei piccoli passi, eh? Dei piccoli passi ma molto importanti. E non arriva tutto subito, Conci, perché è un percorso anche un po', ancora un pochino di sofferenza, ma arrivi a ritrovare una tua serenità, ok? Un po' di pace. Sono dei piccoli. Piccoli ma grandi cose importanti, un passettino alla volta, permettimi di dire, però ce la fai, ok? Quindi non desistere, non abbatterti, ma cerca di portare avanti
veramente quello che è poi il tuo modo di essere, ok? Un bacio grande, grande, grandissimo, ok? A presto. Allora, grazie, buonasera a tutti, come va Oriana? Grazie, va meglio, va quasi bene, a parte il caldo, ma quest'inverno ci lamentavamo per il freddo, eh? Allora, Paola Spanò, forse ho saltato la domanda perché non mi ha messo i dati che mi servivano. Allora, se mi è partita la schermata, chiedo scusa, rifammi la domanda con il nome, la data di nascita e la domanda precisa, ok? E cerco di risponderti, a te come a tutti, ok? Un bacio, grazie. Letizia Bruschetti, credo di averti anche già risposto. Sì. Buonasera Antonella Gerosa Lenazzi. Buonasera Renata Idra. Paola Spanò, Maria Romana ti ho già risposto, tesoro. Assolutamente sì. Ti ho risposto proprio sì, tesoro. Grazie a te, Gabriella. Buonasera Marina D'Amato. Allora, Arianna Rastelli. Vediamo un po' per Arianna. 14.6.62, tesoro, auguri, un po' in ritardo. Sono indietro di 2 o 3 giorni, ma però te li faccio col cuore lo stesso, quindi spero che vadano bene. Sì, Arianna, guarda, io credo sicuramente entro l'anno. E spero che sia, non me lo dai immediatamente in 15 giorni, però secondo me entro l'anno sicuramente e credo prima dei mesi freddi. Va bene? Un bacione. Allora, Marina D'Amato. Tre 12 64. Economia. Vediamo un po'. Se migliora la tua situazione economica. Sì. Guarda, la prima carta che mi esce, Marina, è proprio il mondo, che è la carta della rinascita. Quindi assolutamente sì. Questo periodo sta finendo, è quasi addirittura d'arrivo e inizia per te un buon periodo, un buon percorso, dove avrai una ripresa proprio da un punto di vista economico, ok? Quindi forza perché ce la fai. Un bacione. E tanti in bocca al lupo. Buonasera Antonio. Elisabetta Ceregatti, vediamo. Allora. Ok. Per Simone. 8 11 19 91. Vediamo per il lavoro, eh? Vediamo un po'. Allora, c'è un cambiamento, Elisabetta, per tuo figlio, per Simone, una scelta lavorativa che va a fare. Allora, da quello che vedo potrebbe essere un po' titubante perché è come se dovesse un po' allontanarsi da casa o spostarsi, però in realtà è una scelta che gli porta una buona soluzione a livello lavorativo, una buona soluzione anche a livello economico.
Per cui secondo me è una cosa che potrebbe proprio valutare, eh? E dovrebbe arrivare veloce, d'accordo? Un bacio. Conci, tesoro. Dai, su, un po' di pazienza. Ci vuole tanto coraggio e non è facile, ok? Ma vedrai che ce la fai, non no. Vedrai che ce la fai, piano piano, sono a volte piccole cose che però sono importanti. Ok? Dai che ti mando un abbraccio grande, grandissimo. Ok? Allora. Allora, chi magari mi fa la domanda, scrive la domanda, poi per un motivo o per un altro si scollega e si ricollega, io non riesco purtroppo, non è che posso correre indietro a cercare i dati, quindi non fatemi domande sulla salute, ok? Perché ci sono i medici. E facciamo una domanda a testa. Allora, Elisabetta Antolini ti ho già risposto. Paola Spanò, Maria Romana ti ho già risposto. Quindi purtroppo mi sa che ti dovrai un attimino rivedere la diretta. Allora, Alessandra Salernitano, vediamo un po'. Cinque undici ottantuno Ivan 3 6 7 8. Vediamo un po' se riesci a recuperare il rapporto, no? Tesoro, adesso no. Adesso no perché c'è il tuo pensiero, ma ci sono troppe cose nascoste, bugie che o no, o verità celate e quindi non per il momento no. Per recuperare questo rapporto dovresti riuscire a chiarire con lui, ok? Un abbraccio. Buonasera Angelina. Eccoti qua, Concita Scipione, brava. Scipione, scusa. Danilo. Se ha un esito positivo, 25.593. Vediamo, ecco, perfetto. Nome, data di nascita e la domanda precisa. Fantastico, Concita. Così ho tutti i dati e posso risponderti, spero, il più preciso possibile, ok? Sì, ha un pochino di rodaggio da fare, perché ha un pochino di rodaggio, però ce la fa e poi va avanti bene, eh? Assolutamente sì, Concita, forza, sostienilo, stagli vicino perché vedrai che avrà dei buoni risultati. Va bene? Un bacione. Bello. Quando anche i nostri ragazzi riescono in qualcosa che fa parte della loro vita, quella che è la loro passione, eh? Allora, e soprattutto quando riescono a sistemarsi anche a livello lavorativo. Allora, Bonnie, ok, non abbiamo il nome del marito, ma va bene. Buonasera a te, 18 10 74. E lui 13 6 68. Vediamo un po', vediamo un pochino il vostro matrimonio. Allora, qui ci sono delle cose, Bonnie, che dovresti cercare veramente di chiarire
con tuo marito, perché ci sono come dei sospesi o delle cose non dette che vi portano a un distacco e a un allontanamento, ok? Quindi, per evitare questo problema e anche eventualmente una rottura, sarebbe il caso che cercaste di parlare in modo un pochino più, anche un pochino più profondo, in modo più intimo, ma veramente sincero, proprio per evitare, perché c'è un po' il rischio di una rottura, di un distacco, eh? Ok? Forza. Teniamo le dita incrociate. Elisabetta Antolini, grazie. Grazie a te, ci mancherebbe. Bene, sono contenta. Daniela che si sente. Anna Conigliaro, buonasera. Giovanna, non mi muovo assolutamente, ma devo stare ferma immobile così anch'io o posso scuotermi un po'? Eh? No, probabilmente allora il problema era che il supporto copriva un attimino il microfono, quindi. Angelina, molto, molto bello, peccato non si sente bene, molto disturbato. Caspita, mi spiace proprio. Allora, Elisabetta Ceregatti, abbiamo già risposto per tuo figlio Simone. Ok, Nicoletta Aprile ora benissimo, bene. Grazie, esatto, sulla salute Oriana non risponde. Sì, ragazzi, perché per la salute ci sono i medici, eh? Quindi non lo dico allo sfinimento, adesso non lo dico più perché, però, allora Cinzia Gabriele 01 0396. Se trova lavoro. Vediamo un po'. Tesoro, adesso c'è un po' di difficoltà, eh? Troverà qualche cosa, ma possono essere un pochino dei palliativi. Qualcosa di buono per lui me lo dà però verso fine anno, eh? Ok? Una scelta buona e importante dove poi si va a sistemare. Per il momento è come se dovesse un attimino accontentarsi o adeguarsi a una situazione che non è proprio la sua ottimale. Però piuttosto che niente, per qualche mese, poi trova quello che va bene per lui. D'accordo? Un bacione, Cinzia. E un bacione anche a Gabriele. Elisabetta, abbiamo risposto. Barbara Carluccio, grazie a te. Allora, Paola Spanò. Mia figlia Maria Romana, 3-11-95, riuscirà a fare il lavoro dei suoi sogni? Allora, Paola Spanò, io ho già risposto a questa domanda. Però forse probabilmente ti sei scollegata e non hai sentito la risposta. Eh? Allora, vorrei sapere, Vera Di Rosa. Di mia figlia riuscirà a trovare lavoro, 410-79. Vediamo un po'. Vediamo se tua figlia, di cui non sappiamo il nome, trova lavoro. Però sì, teniamo le dita incrociate, ma sì. E lo trova tramite un uomo. Allora, non è immediatamente vera perché mi dà un attimino ancora il pazientare, però è una cosa che non va neanche tanto in là, eh. Credo che sia prima della fine dell'anno. Va bene? Un bacione, Vera, a te e anche alla tua bimba. Oriana, ascolta un po' il resoconto dei concerti di Vasco che mia figlia è andata, io me lo sono perso. Ti dedico, siamo solo noi. Barbara, grazie tesoro. Ma grazie, guarda. Ma che bello. Ma che bello, grazie veramente di cuore e mi commuovo perché sono quelle cose che mi fanno veramente tanto tanto piacere. Grazie.
Grazie Barbara, davvero di cuore. Allora, Daniela Rossaro. Allora, ho saltato qualcuno. Daniela Piras, grazie mille. Grazie a te, Daniela. Tesoro, grazie a tutte voi che partecipate. Eh? Allora, vediamo per Daniela. Anzi, però non mi dice come si chiama il figlio. Accidenti. Va bene, vediamo un attimo, dai, il 2373. Vediamo se trova anche lui presto lavoro, eh? Tesoro. Allora, guarda, io non so se tu conosci i tarocchi, non mi piace tanto farli vedere perché poi c'è qualcuno che ha sempre le sue battute un po' così, anche un po' spiritose. Comunque, il carro che è la carta del movimento e il sole che è la carta della riuscita, Daniela. Quindi sì, già al taglio, assolutamente sì. Arriva all'improvviso ed è un lavoro che gli porta un po' di serenità, eh? Ok? Dai. Teniamo le dita incrociate, va bene? Un bacione. Allora. Allora, Marina, io ti avevo anche già risposto in realtà. E quindi adesso vediamo un attimo, se abbiamo tempo poi cerchiamo di recuperare la domanda, ok? Allora, vediamo un po'. Conci, amore mio, tesoro mio, arriva per te un po' di serenità, ma devi cercare di metterci un pochino più di impegno, ok? Nel senso, impegno non vuol dire che tu devi fare chissà che cosa, ma devi cercare di guardare le cose da un altro punto di vista. Sono dei piccoli passi, ma sono importanti, ok? Ti voglio bene. Paola Spanò, grazie, grazie a te. Franca Ciro Fascelli Scotto, buonasera. Buonasera anche a te. Che bello che sei qui. Maria Concetta Bocca, buonasera. Nicoletta Aprile, ciao. Ciao tesoro, come stai? Allora, no, non sono andata a Catania perché purtroppo ho avuto degli impedimenti e quindi spero che capiterà un'altra occasione, e potrò conoscere anche queste persone meravigliose e questa città che veramente è molto molto bella. Ho degli amici in zona e sono anni che mi invitano, io dico sempre di sì perché col cuore andrei veramente in ogni dove, ma poi arriva magari sempre qualcosa che mi crea un problema, quindi però ce la posso fare, ce la posso fare. Franceschina, in Abruzzo sul Mona. Ah, che bello! Pensa che quando ho fatto l'esame di terza media c'era una traduzione di una lettera, anzi no, scusami, non di terza media, di ragioneria, una sul commerciale e di una ditta di Sulmona. Ma pensa a te, guarda, Marina. Sì, Elisabetta Ceregatti che ti ho risposto, assolutamente, non era un'altra Elisabetta, no, 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 assolutamente no, perché mi segno le persone, mi hai chiesto per Simone 8-11-1991, non era un'altra Elisabetta e me le segno proprio per evitare di fare dei torti a chiunque, ok? Allora, Angelina Montebello, io ti guardo da Trieste e c'è vento, caspita. Beh, voi con il vento siete, con la bora siete un po', a volte un pochino sacrificate, eh? Allora, vediamo un attimo. Anna Conigliaro. Vediamo per Anna. Ro 270252. Come andrà l'amore? Allora, se non mi metti il nome di nessuno, presumo che tu sia single, Anna, ok? Vediamo un po', dai. Allora, ragazze, tenete conto di una cosa, che la domanda che facciamo qui è una domanda un po' spicciola, ok? Nel senso che
Non è un consulto generale con anche tutti i dettagli o perlomeno con delle indicazioni più precise, è qualcosa un pochino veloce per dare modo anche a tante persone, a più persone di avere una risposta. Allora, senti, qui mi dà una situazione che va a cambiare, a migliorare su uno stato di solitudine, Anna, che c'è adesso, anche tua emotiva, c'è un cambiamento e mi dà una conoscenza nuova che vai a fare, tesoro. Per cui secondo me dovresti proprio incontrare la persona giusta. Va bene? Un bacio. Grazie a te, Letizia. Conci, io ti voglio bene, ma bene, 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 bene. E uno di questi giorni, se non mi chiami tu su Messenger, ti chiamo io. Ok? Promesso. Ah, ok. Marina Giulia è fantastica. Sì. Oh, tesoro, mi dispiace. Mi dispiace tanto, guarda. Allora, per me Marina Giulia è, io ho avuto modo di conoscerla e la adoro. Perché è fantastica e chi la conosce, al di là di quello che può essere lo schermo, chi ha avuto la fortuna, Bonnie, anche penso che tu possa, cioè proprio perché la conosci e anche persone che sono adesso in diretta con noi hanno avuto la fortuna di conoscerla, io credo che sia una delle persone più belle, più solari. E non saprei neanche più amorevoli proprio che io abbia mai conosciuto nella mia vita. E anche se ci si sente poco, tutto quanto per me è veramente io le voglio veramente molto molto bene perché è splendida. Proprio Bonnie, guarda, ti mando un bacio grande adesso al di là del discorso di Marina Giulia e mi spiace tanto per la tua bimba, però se conosci Marina Giulia, so che sicuramente ci sono hai delle altre possibilità. Poi magari, chissà, magari capita che ci si conosce e si riesce a fare anche due chiacchiere a voce volentieri. Allora, Giovanna, sì, no, non ce l'ho neanche io l'aria condizionata, in effetti perché in realtà è comoda, nel senso che toglie l'umidità e tutto quanto, però poi quando esci fuori prendi delle botte di caldo che sono incredibili e quindi alla fine forse ventilatore forever, muove l'aria, dicono l'aria calda, sì, però almeno non prendi delle botte incredibili. Allora, tesoro, Elisabetta Ceregatti, niente, continuiamo avanti così. Vorrei sapere se mio figlio, ti ho appena letto la data di nascita, quindi penso proprio di averti risposto, tesoro. E non so, a meno che non ci sia un'altra Elisabetta Ceregatti che ha un figlio che si chiama Simone per il lavoro, ma Letizia Bruschetti, grazie. Angelina Montebello. Un bacione a te, Giorgia Notaro. Allora, io direi che adesso leggo un attimino quelli che sono i vostri commenti. Nel senso che dove aspetta perché forse. Perché forse ho lasciato indietro qualcuno, Angelina, Angelina ti avrei lasciato indietro, pardon, pardon, pardon. 21-11-51. Allora rispondo a te, poi leggo un attimino i commenti perché 21-11-51, così magari riusciamo a fare anche due chiacchiere, eh? Allora, vediamo un po' come va il viaggio con tuo marito. Allora, a dirti la verità, mi dà o un piccolo impedimento o qualcosa che va un po' a destabilizzare, nel senso non sarà proprio un viaggio fantastico, o perlomeno forse non, le aspettative non saranno realizzate al 100%. Però credo che vai a recuperare su un altro viaggio, Angelina, qualcosa che è come se tu poi ne facessi un altro perché questo qui non è il massimo, eh? Nel senso che sì, c'è lo spostamento, però non mi dà proprio una cosa eclatante, eh?
quindi non sarà magari il massimo, il non plus ultra. Lo recupererai poi più avanti con un altro spostamento che farete insieme. Va bene? Un bacio. Un bacione a te, Giorgia Notaro, la mia conci. Arianna abbiamo già risposto. Allora, ok. Sì, ho risposto, ho risposto, ho risposto. Ok, non c'è problema, ragazzi, assolutamente. Sì, Concita Scipione, ho visto che mi hai mandato i dati, e quindi ok. Allora, io adesso volevo leggere un attimino anche i commenti, perché magari qualcuno mi dice anche qualcos'altro, no? Nel senso che una bella oretta l'abbiamo fatta, un'ora e un quarto di risposte, quindi teniamoci 10 minuti un po' per noi per fare due chiacchiere. Allora, Conci, sì, siamo tutte unite nel dolore e nella speranza, e questo vale per tutti, nel senso che anche chi magari non ha avuto una perdita tanta come la vostra, però comunque anche io vi sono vicino per quello che riesco, per quello che posso, nel senso che buonasera Gaetano, che bello, e quindi cerchiamo comunque di essere uniti per affrontare insieme quelle che sono anche le sofferenze, e quindi a volte non è così facile in realtà. Però se non altro dobbiamo provarci assolutamente, ok? Allora, Vera di Rosa, sì, ok, no, ho visto e quindi abbiamo risposto. Allora, grazie Daniela Rossaro. A Napoli, certo, assolutamente, assolutamente sì, e spero di venire quanto prima, Giovanna, perché come l'ho già detto tante volte, non voglio essere ripetitiva, ma Napoli è veramente fantastica. È proprio una città che ti resta nel cuore. Assolutamente, quindi il prima possibile cercherò, farò il possibile proprio per venire. Assolutamente sì. Marisa, se vai tu a Trieste non arrivi neanche alla periferia, perché la bora ti rapisce subito, quindi o mettiamo degli ancoraggi. Io sono già un po' più stabile, ma o ti mettiamo degli ancoraggi altrimenti ti trascina via, Quindi no, assolutamente. Vera di Rosa, dal balcone sto osservando la luna che è così luminosa e bellissima. Sì, stasera è veramente molto bella. E qualcuno mi ha detto che il pianeta piccolino che si vede lì in fianco dovrebbe essere Giove. Quindi dai, abbiamo sempre qualche cosa di nuovo. Giovanna, Marisa ha perfettamente ragione, i sassolini se la portano e non ce la tornano più. Quindi... Ma sei matta? Ah, era uno scherzo, Giovanna. Non dirmi queste cose che poi mi metti in difficoltà. Ciao Conci, ci sentiamo sicuramente presto prestissimo. Se vuoi chiamarmi su Messenger mi chiami tu, se non mi chiami tu ti chiamerò io in un modo o nell'altro. Assolutamente, Perché veramente voglio di sentirti e di fare due chiacchiere con te. Allora, Lina di Rosa, buonasera. No, allora, Angelina Montebello, in realtà non credo che sia per un problema di salute, perché non potrebbe essere piuttosto magari un momento anche un pochino di stanchezza e quindi... diciamo che magari hai delle aspettative. Questa è l'ultima, per cui per questo me la ricordo, non sto facendo preferenze, per cui cerchiamo sempre di pensare positivo e di andare avanti, che questa è la cosa più importante, ok? Un bacio Angelina. Grazie Anna, anche tu, assolutamente. Katia, ciao, amore mio. Ciao Marisa. E noi arriveremo, assolutamente sì, arriveremo con il treno, con la macchina, con Ferrabot, ma arriviamo tutti. E
arriveremo in non so quanti, in uno più di 1.000. Allora, fammi vedere un attimino. Milano, Maria Basile, ci va? Se sì, dove riceve? Allora, Milano inizierò a settembre, quindi per il momento adesso abbiamo l'estate, ci sono ancora tante cose che diciamo che ho degli altri impegni che devo portare a termine, quindi prima è meglio che finisco questi. Comunque, chi eventualmente volesse fare un consulto mi può contattare su Messenger e possiamo farlo al telefono o anche in videochiamata, ok? Per cui da quel punto di vista non ci sono problemi. Adesso c'è un attimino l'estate da affrontare, quindi luglio e agosto sono 2 mesi che sono un pochino impegnativi, penso un po' per tutti, no? A piedi, Giovanna, sì. Comunque sicuramente da settembre, zona Milano, senza dubbio sì. Zona Monza anche, quindi chi non è magari chi non è, chi vuole anche mi può contattare e prendiamo eventualmente un appuntamento, veramente con tanto piacere, anche perché anche quello è un modo di conoscerci di persona. Allora, Conci, sono contenta che sei tornata. Cerca di stare tranquilla e di... A volte le cose dobbiamo farle un passettino alla volta. Buonanotte. Ah, ok. Mi hanno spento la luce, mi hanno tolto... Lei non ho pagate... Non ho pagato... È arrivato il mio Benitino anche, che viene a mangiare. E... Eccolo lì, il mio gattone. E quindi troveremo un po' il modo di... Allora, sulla Liguria, Nicoletta, sì, Conci, ho fatto in tempo per i saluti, ma ti salutavo lo stesso comunque. Allora, per quanto riguarda la Liguria, in questo momento in realtà non ho in programma niente, però non si sa, nel senso... E poi avremo magari, chissà, comunque modo di... Ho qualche idea di organizzare qualcosa un po' di particolare e devo metterla un attimino a punto. Poi comunque in corso d'opera vi tengo aggiornate, quindi spero che avremo effettivamente modo di conoscerci e anche di rendere anche un pochino, quando capita, quando c'è modo, quando c'è la possibilità, un pochino davvero più personale anche il gruppo, ok? Al di là delle dirette che, grazie al cielo, ci danno comunque modo di conoscerci. A me piace molto anche il contatto umano, quindi anche la possibilità magari di spostarmi e di incontrarvi, di conoscervi di persona è una cosa che mi piace tantissimo. Quando sono stata a Napoli Ah, guarda, Lina e Alessandra, assolutamente, io verrò sicuramente con infinito piacere perché a Giovanna lo dico sempre, ormai sarà anche stanca di sentirmi, però veramente Napoli mi sono innamorata, mi ha conquistato la vostra città e voi come cuore, come animo, come tutto, quindi sicuramente sì. E devo dire grazie a Gaetano anche di questa cosa perché... Sono venuta a Napoli, grazie a lui, ok? Quindi questo mi ha dato modo anche di vedere e di conoscere, anche se per pochi giorni, una realtà a me proprio sconosciuta, ma che mi ha dato veramente una grande, grande emozione e che non vedo l'ora dove non vedo l'ora di poter ripetere questa esperienza. Per quanto riguarda la Liguria, Nicoletta, non lo so, ma chissà, magari possiamo organizzare in un qualche modo, in modo da poterci incontrare anche, come dire, anche se non tutti insieme, perché effettivamente siamo tanti, ma in un qualche modo e poterci anche conoscere proprio di persona, no? Anche per 2 chiacchiere, un caffè o comunque quello che sia, ma è qualcosa che ci dà modo di conoscerci e quindi questo credo che sia una delle cose più belle, nel senso che... E io mai neanche guarda di te, perché proprio io ti amo, Giovanna, ti adoro,
anche Katia, anche Francesca, ma proprio io il giorno, la sera che ho conosciuto Giovanna, grazie Vera, mi farebbe veramente tanto tanto piacere. La sera che ho conosciuto Giovanna sono rimasta, io ho detto, passatemi il termine, da noi si dice fulminato, no? Nel senso che questa bella donna, bella proprio, di viso, di modo di fare, di, con questi occhi meravigliosi. E non so, è stata un'emozione di cuore, è proprio qualcosa che mi ha, che se ci penso mi dà gioia e mi commuovo, no? Perché comunque tra tutte queste persone che peraltro non conoscevo, quindi da un altro punto di vista magari posso essere sembrata un po' non superficiale, ma magari un po' sfuggente o cosa, ma in realtà il tempo era un po' poco. E quindi non abbiamo avuto modo anche di. Ma proprio Giovanna, quando ti ho visto mi si è proprio aperto il cuore, nel senso che ho avuto proprio questa cosa qui ed è stata assolutamente bellissima. Quindi io spero di. No, è la verità. E poi esatto, vedi, anche Marisa lo dice, quindi non sono esagerata. Anche perché io non. Allora, prima cosa non dico bugie, numero 1. E numero due, non faccio dei, cioè nel senso, non sono la persona che fa complimenti gratuiti tanto per farli, se lo dico è perché mi sento, perché lo sento veramente, è come il fatto di stare qui con voi, per me è una cosa molto molto bella, è una cosa a cui tengo, che mi fa veramente tanto piacere. Assolutamente sì, anche a Roma ne approfitterò anche perché c'è un altro. No, no, non me la monto, non me la monto. L'unica cosa è che devo segnarmi le cose perché poi vorrei andare in 8.000 posti. Nel senso, io ho una mia carissima amica che sono anni che lei abita a Mazara del Vallo, sono anni che mi invita e io sono anni che in effetti voglio andare, non è che le dico, però ogni volta, magari una volta perché lei è la sorella, poi ha i figli, poi magari io non riesco, non posso e continuiamo a rimandare. E quindi comunque ho promesso che sicuramente entro la fine dell'anno, assolutamente sì. Eccoci qua, mi sono ripresa la connessione con un po' di fatica, probabilmente c'è un pochino di. C'è un pochino di, come si può dire, un pochino di contrasto con il wireless, mi dice la Francesca. Allora, vieni a Bari. Sì, Bari è la città della mia zia acquisita e anche lì. Allora, cominceremo a organizzare, nel senso. Sicuramente verrò, ragazze, non so dirvi quando e quindi portate un attimino di pazienza, però in corso d'opera sicuramente ci aggiorniamo e troviamo anche le date, ok? Compatibilmente con i vostri impegni e tutto quanto in modo da poterci effettivamente conoscere, per le persone che ancora non ci conosciamo. E allora, Maria Basile, a Roma verrò, perché altrimenti Katia Damiani e Silvia sicuramente mi sgrideranno atrocemente. Quindi, quando in corso d'opera. Sì, Giovanna, che bello, molto volentieri. Allora, in corso d'opera ci aggiorneremo. Ciao Doris, Calabria, bellissima la Calabria. Allora, in corso d'opera ci aggiorneremo perché sicuramente troveremo il modo di. Datemi un attimino il tempo di organizzarmi. E avremo un pezzettino alla volta, vedrete che riusciamo a fare tutto. Allora, la Calabria è un posto conci stupendo. Io ho degli amici calabresi, li adoro, perché li adoro e non sono mai stata, a dire la verità. Però vedo le foto quando vanno in vacanza, che tornano diciamo a casa in famiglia, no? E quindi quando vedo le foto è veramente anche lì una cosa splendida. Per cui un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino, una volta di qui, una volta di là, ma sicuramente avremo modo di conoscerci.
Allora, io adesso vi saluto, vi mando, ciao Franci, un bacio anche a te, ciao Katia, Conci, un bacio grande, ti voglio bene. E, Giovanna, un super bacio grande, grandissimo. Grazie, ciao Greta, ben arrivata. Ormai siamo un pochino alla fine, diciamo, perché il tempo un po' adesso ormai è scaduto. E, però vi mando un abbraccio grande, grandissimo, vi voglio bene. Un grazie, a voi, per aver partecipato, per aver passato questo tempo con me, per averlo passato insieme. Un grazie Gaetano che ci permette comunque di avere questo tempo insieme. Grazie a te Marisa, buonanotte Nicoletta Girasole, buonanotte Vera. Un grazie a Silvia sempre e per la sua dolcezza e per sempre per la disponibilità. Ciao Sara, ciao Letizia, Giovanna, amore mio, un bacione grande, un bacione a tutte, grazie Cataldo, sicuramente verrò e con infinito piacere. Una buonanotte veramente di cuore, un abbraccio grande e ci vediamo tra 2 settimane. Vi voglio bene. Buonanotte.